statunitense. Ci sono forse dei presupposti in una potenza che esercita un ruolo di leadership mondiale che finiscono per portare a episodi come quello di My Lai e per aggravare crisi come quella del Vietnam. Non ci sono delle missioni per le quali è necessario formare gli uomini a una totale obbedienza, quali che siano gli ordini. Qui siamo al campo procedure speciali di Fort Bragg, nella Carolina del Nord, dove si addestrano i reparti delle forze speciali, i cosiddetti berretti verdi. Può darmi qualche elemento ufficiale sull'addestramento di base? In genere su 100 elementi ne vengono scartati all'incirca da 30 a 35. Essi devono dimostrare l'attitudine ad espletare qualunque missione possa venire loro affidata. Devono anche studiare per essere preparati alle missioni da svolgere ovunque. In questo momento, ad esempio, nel salone del laboratorio linguistico, si sta tenendo una lezione di persiano e di indostano. Lo spingere l'abilità personale ai suoi limiti rappresenta la parte vitale della dottrina adottata per l'addestramento base. Qualunque individuo sottoposto ad un simile tirocinio sarà poi disposto ad eseguire qualunque ordine senza fare obiezioni. How much that rifle weigh? 8 pounds, Sergeant. Approximately 8 pounds, Sergeant. 9.2 pounds. How much this machine gun weigh, you think? No idea, Sergeant. It's about a little better twice what that rifle weighs. You know that? No, I didn't know that, Sergeant. Well, I'm just telling you that. What we're gonna do, we're gonna trade! You wanna trade for a while? No, Sergeant. You don't wanna trade me? No, Sergeant. Why not? Down! Up! Down! Il generale Edward Flanagan è il comandante delle forze speciali presso la base principale di Fort Bragg. Le missioni di controsommossa appartengono alla serie dei doveri propri dell'esercito degli Stati Uniti. Non sono missioni che rientrano specificamente tra i compiti che devono essere assolti dalle forze speciali, ma dal momento che tutti ci rendiamo conto del fatto che per fare una data cosa ci vuole la persona adatta, noi pensiamo che gli appartenenti alle forze speciali siano più adatti ad insegnare le tecniche di controrivoluzione di quanto possano esserlo i soldati convenzionali. Che cosa ci può dire dell'operazione Che Guevara? Come lei sa, Che Guevara era nascosto sulle montagne della Bolivia nel tentativo di organizzare i montanari contro il legittimo governo della Bolivia. I boliviani avevano richiesto una unità di addestramento mobile, allo scopo di addestrare delle forze che potessero catturare Che Guevara. Il gruppo delle forze speciali, che normalmente ha base nel Panama, distaccò una squadra mobile di consistenza molto ridotta in Bolivia. Questa squadra, di circa 12 uomini, riuscì ad organizzare un battaglione composto da circa 600 contadini scalzi, traendone una forza molto bene addestrata, molto bene allenata, soprattutto dal punto di vista fisico, che lavorò per circa 3 mesi ponendo il proprio campo base sugli altopiani della Bolivia. A 3 settimane dall'entrata in servizio, questa forza operativa era già riuscita a catturare Che Guevara e tutta la sua banda di irregolari, o perlomeno tutto ciò che di essa restava ancora. Le forze speciali, in effetti, non presero parte all'azione, ma collaborarono alle operazioni di rilevamento. Capitano, dove pensa che i berretti verdi siano stati più efficaci? Penso di poterle dire nell'America del Sud, in quella centrale. Sono queste le zone in cui abbiamo raccolto i migliori successi, anche se non è mancato qualche caso in cui non è stato possibile lavorare assieme alle altre forze armate straniere. In certi casi, tuttavia, i successi sono stati clamorosi. Un altro caso venuto alla luce nella grande ventata di verità seguita alla condanna di Cully è quello dell'uccisione in Vietnam di un agente vietnamita che si chiamava Chai Yen. È stato lo stesso capitano Marasco che l'ha ucciso a rivelarlo, per dimostrare che se è un delitto uccidere in guerra, Cully non è il solo che deve essere condannato. La moglie di Chai Yen è stata indennizzata con una somma di $7,500.